divertirsi imparando a giocare a tennis. E questo è uno degli obiettivi dei campus estivi. Di scena al Tennis Club Mestre dall'11 giugno al 27 luglio e dal 27 agosto al 7 settembre. Scopriamo di più. Maurizio Zecchini, maestro del Tennis Club Mestre, nonché responsabile del campus estivo. Allora, in che cosa consistono questi campus estivi e a chi sono rivolti? Allora, sono rivolti a tutti quei bambini dai 4 ai 17 anni che vogliono partecipare, che vogliono imparare a giocare a tennis. Vengono fatte varie attività, chiaramente l'attività principale è il gioco del tennis e poi vanno anche in piscina e nella palestra qui vicino a noi, nel palazzetto, a fare attività varie. Le lezioni da che cosa sono composte? Allora, le lezioni alla mattina dalle 9 alle 11 si fa attività con il tennis, vengono divisi i ragazzini in varie età e vengono fatto dal mini tennis all'attività con i principianti. Scopo di questi campus estivi? Lo scopo è quello di farli divertire, un po' cosa molto importante, e di introdurli un po' nell'attività del tennis. E magari se qualcuno è particolarmente bravo o si dimostra particolarmente portato o gli piace questo sport, perché no, far parte di questa grande famiglia che è il Tennis Club Mestre? Sicuramente anche questo serve il campus estivo, perché se veramente c'è qualche bambino o qualche bambina che è predisposto per il gioco del tennis, chiaramente a settembre può partecipare ai corsi che vengono organizzati dal Tennis Club Mestre che durano 8 mesi. Abbiamo raggiunto in queste 2 settimane quasi 60 iscritti. Come stanno rispondendo i ragazzi? Stanno rispondendo bene, si sono divertiti, si sono riiscritti nelle settimane successive a questa e penso che sia molto importante, perché se si iscrivono nuovamente vuol dire che si divertono e stanno bene al Tennis Club Mestre. Terminata la regular season, tempo di playoff per le ragazze della squadra Savetici Mestre che milita in Serie B. All'andata le portacolori del club mestrino andranno in trasferta a Cagliari il 24 giugno, mentre il ritorno si terrà sui campi in terra rossa del Tici Mestre il 1 luglio. Le partite inizieranno alle ore 10. In palio c'è la promozione in Serie A2.